absolutionem et remissionem omnium peccatorum et clamor meus ad te veniat. So che devo morire. Chiedo che i miei debiti siano cancellati e i miei servitori ricompensati per i buoni servigi che mi hanno assicurato. Voglio essere tumulata nel convento dei frati osservanti e voglio che vengano celebrate 500 messe per la mia anima e che qualcuno visiti la tomba di Lady of Walsingham per pregare per me. A mia figlia Maria lascio la collana d'oro che ho portato dalla Spagna e le mie pellicce. La signora, lasciate che vi aiuti. Grazie, mia leale e affettuosa Elizabeth. Devo scrivere al re. Mio signore e caro marito, io mi affido a voi. L'ora della mia morte arriva in fretta e, data la situazione, l'amore che provo per voi mi dà la forza e la spinta di raccomandarvi la salute e la salvezza dell'anima vostra, che dovreste tenere in grande considerazione più dei vostri istinti carnali, per i quali avete gettato me nella sofferenza e messo voi stesso nei guai. Per quel che mi riguarda, voglio perdonare voi tutti. Sì, e chiedo e prego l'Onnipotente di voler perdonare anche voi. Per il resto, affido a voi, nostra figlia Maria, pregandovi di essere un buon padre con lei, come ho sempre desiderato. E infine, solennemente dico che i miei occhi desiderano voi sopra qualunque cosa. Elisabetta, aiutatemi. Adiutorium Domini est, qui deficit celum et terram. Amen. Domine, in manus tuas commendo spiritum meum. Thank you.